fucking bitch. Giorno 3. E là ragazzi, salve a tutti, bentornati con una nuova parte di Let's Play Pikmin 3. Nella scorsa parte abbiamo fatto le nostre prime vittime e abbiamo raccolto qualche tesoro, qualche frutto, un limone e una fragola. Finalmente abbiamo scoperto la prima risorsa di cibo di questo pianeta. Ah, se ci ripenso, quel succo era così gustoso. Eh già, tra l'altro ha un sapore che non ho mai provato su Koopai. Pensi che troveremo altre risorse? Mettiamoci subito alla ricerca. Certo, e poi dovremmo anche cercare... Eh sì, dobbiamo cercare la chiave di attivazione. Ma scusate, ma Charlie non se lo ricorda nessuno. Cioè, Charlie poveraccio è abbandonato. Senza quella non possiamo tornare a casa. Certo, ma sì, insomma, ci sarebbe da cercare il capitano. Ah beh, certo, voglio dire, ovvio. Dopo dobbiamo cercare anche il capitano. Wow, quel segnale, mi chiedo proprio cosa lo generi. Sarà sicuramente il capitano. Dobbiamo sbrigarci ad andare ad aiutarlo. È vero. Magari si sta prendendo tutti i frutti più buoni. Sì, certo. Sarà morto. Qui tipo 0 su non si sa quanti. E qui 2 su tot. Però qua ci siamo dimenticati un frutto, dannazione. Vabbè, lo verremo a riprendere quando ci servirà. Adesso ci buttiamo qui. No. Qui dice che c'è il capitano però, vero? Vai allora. Però, aspetta, cosa c'era da esplorare? Mi sa che non c'era più niente. I frutti restano dove vengono lasciati a fine giornata. Vicino lì poco alla volta alla navicella. Ah, ok. Ho capito. Però tipo c'era... Guarda che figata. No, è assurdo. È come nel 2. Però possiamo prenderli tutti. Fantastico. Tutti da papà. Allora facciamo un po' di rocce. Ecco, centrato. Che figo, guarda come si rialza. Piccolino. Vieni. Allora, cosa dobbiamo fare? Non ne ho idea. Dobbiamo innanzitutto prendere il frutto. Vai. Ok, prendilo. Ce la fai? Bravo. Dobbiamo innanzitutto prendere il frutto che ci siamo dimenticati. Ah, poi possiamo spaccare quel pezzo. Buono, buono, dai. Allora, io direi che una squadra scelta. Tipo, nessun tipo di squadra. A random proprio. Vado prima con loro qua. E spacco questo. Vai, 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 manetta, 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 manetta. Dai. Non funziona se li lancio così? No, ok, boh. Non so se è bene se bisogna lanciarli o meno. Poi... Allora, di qua c'era il frutto a metà, tipo, l'avevamo lasciato in giro. Allora, di lì c'è la barriera elettrizzata. Quindi lì non ci andrei. Boom. Vai, spaccalo. Ma si cappottano. Che Pikmin handicappati. Questo è morto. No, no, ma davvero, si cappottano. Vabbè. Poi siamo tutte foglie, perfetto. Oh, qua c'è il mio tesorino. Che ne tiene 6. Quindi te vieni. Ah, sto giocando ancora col gamepad. Non so perché, non me lo chiedete. Sono un idiota probabilmente. Poi i cosi lasciati a marcire, come per dire. Cioè, i semi che non avevamo raccolto. Dove sono? Forse nell'altra zona? Dite. Frutta raccolta, ok, è arrivata la fragola. Ce la mette lì a destra e ce la segna tutto il giorno. Cioè, siamo già così tanto col giorno, fuck! Calmati! Dovrebbero essere qua i semi? Oh, sono là. Sono diventati fiore! Sì!
Guardateli! I fiori sono è il livello massimo che può raggiungere un Pikmin. Ovvero appunto cambia la potenza, la velocità, da quello che so, cioè da quello che era negli altri. Spero che sia uguale anche qua. Non so poi cosa possa cambiare d'altro. Non ne ho idea. Appunto, l'unica cosa che ho visto dei Pikmin 3, allora, oltre al trailer di presentazione alle 3, oltre a quello, ho visto solo le scan, le immagini che ho fatto anche il video, quindi non è niente di che. E basta, mi pare. Sì, no, altri video non ne ho visti. Te muori. Portate il cadavere. Boh, possiamo andare. È di qua, giusto? Magari raccolgo quello che esce e vengo con tutti. Venite. Picciotti. Ok. Let's go. 35, 39, siamo in 74. Perfetto. Cosa succede? Ehi, il radar capta qualcosa. Dimmi. Oh, un segnale wifi. Da qui capta un segnale. Deve essere il capitano. Cioè, ragazzi, è il segnale wifi. Seriamente? Andiamoci subito. Va bene. Dimmi. Scegli una meta sul radar con un prisma, non so, e tocca dirigiti qui per andarci. Hanno scritto un appunto perfino su questo. Ora che ci penso, anche il radar Copad aveva una funzione chiamata dirigiti qui. Appena ne ho l'occasione devo provarla. Wow, questi dovrebbero essere resistenti al fuoco. Sono gli eruptorignei. Giusto? Non me ne frega niente. Sì, sono gli eruptorigni. Guarda che vanno a fuoco! Ma che accade? Sembra che ci siano guai. Forse usando il fischietto con ZR posso dargli aiuti. Ah, è morto quello. Oh, I'm sorry for you. No, non è vero. Stavo mentendo. Allora, 35, portatelo. E questo lo porta nei rossi. Perché la cipolla dei rossi, cioè gli oggetti rossi danno più ai rossi, ovviamente. Stessa cosa con gli altri colori. Qui c'è un'altra cosa. La cipolla produrrà più semi se un gettone viene portato da un Pikmin nel suo stesso colore. LOL. Visto? Io prevedo il futuro. E te morirai. Allora, i rossi sono resistenti al fuoco, quindi se lui li brucia non gli fa niente. Ne è morto qualcuno, tipo? No, spero. Ok. Poi? Oh oh. Oh oh. Sull'altra riva mi pare di vedere del materiale che potremmo usare per costruire un ponte. Brittany, se uniamo le forze penso potremmo farcela. Allora, di nuovo? Allora, prima mando di là tutti. Vai. Vai, 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 vai. Guarda, tipo, non mi piace sta roba che li toglie. Però, no, mi piace per un... Non mi piace per il motivo, guardate, cioè spariscono così. Boh. Però mi piace perché così non cadono più in acqua. Cioè, vi ricordate che quando li lanciavate si spostavano tutti? E robe varie, ecco, adesso non succede più. Forza. Pff, già finito. Dove vai? Allora, te invece, amico del mulino bianco, vai a prendere gli altri. Oddio, di qua c'è un'altra zona. No! 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 Ragazzi, l'avete vista? Io spero di no. Spero che non l'abbiate vista perché io non ci andrò. Non l'avete vista, vero? Bene. Ah, che bello. Bella giornata, soleggiata. Giusto per andare dritti. Non si gira a guardare quella rana idropica. Porco Giuda, anche qua ci sono le ranuche. Dannazione. Oh, di là hanno finito. Tutti qui.
rapporto. C'è tipo lo zoom? Tipo come... No. Scusate. Voglio lo zoom... No, forse non c'è. Peccato. Dimmi. Oh, là c'è una grotta. L'origine del segnale è proprio qua davanti. Ok, allora romperò. Però aspetta, no, fermi, devo far passare anche l'altro. Lì, ok. Bella sta roba che potete cambiare senza che vi rompa le balle tutto. Vai, vai, vai. Portate. Chi non lavora non verrà ripagato a fine giornata. Queste sono le regole. Vai, 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 vai. Ma no, ma non si attaccano. Ma che scarsi. Qua è infinito, mi pare. Sì. Dobbiamo andare dalla Ranuca per forza? Dite? Non ci vado. Non la voglio adesso, la Ranuca, vi prego. Non fatemi andare dalla Ranuca ai droghi. Non all'inizio del gioco. Non voglio perderli. Dai. Perfetto. Let's go. Bitches. 44 e fuck. 44, 49. Sono giuste, sì. Vai. Cos'era successo? Boh, si era tipo bloccato il coso. Ci sono altri appunti qui? Dimmi. Chissà quanti giorni sono passati da quando sono stato su questo pianeta. Spero che la mia famiglia, le Aokotate, stia bene. Questa volta devo assolutamente portare un regalo a mio figlio. Mi metterò in tasca un tesoro senza che nessuno se ne accorga. Autore, Capitano Olimar. Yo! Okotate, quel pianeta vicino a Koppai? Allora deve trattarsi di quella gente che mangia solo verdure e ama i tesori. Verdure, carote e pic pic, lui. Saranno venuti fin qui per cercare tesori e quel signor Olimar ci tiene alla famiglia. Grandissimo Olimar, il capitano. Sembra che qui qualcuno abbia scavato. No. No. Perché ci sono entrato? Ho un brutto presentimento. Credo anch'io, lo sai, brutto stronzetto. No, ti prego. Non ci credo! Il po'! No! Non ci credo! È già qui! È già qui! Ragazzi! Eccolo che arriva! Ragazzi, l'avete visto il trailer? Fuga, fuga, fuga! Vai! Ragazzi, l'avete visto il trailer, tipo? C'era nel trailer? Merda. Ragazzi, è impossibile, davvero. È qualcosa di assurdo, giocare con questo coso! Non si può giocare col... Non si può giocare col gamepad. Davvero, è impossibile. È impossibile. Dai, 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 dai. Ragazzi, questo è il mostro del trailer. Sì, ma è impossibile, non si può giocare col gamepad. È un qualcosa di impensabile. Già torna questo. Cioè, guardalo! Lasciali! Gli ho rotto mezza testa, tipo. Sì, ma è impossibile, davvero. Io lo ripeto, è impossibile. Questo non si può fare. Nintendo, no. Cattiva Nintendo. È ingestibile.
Se appunto poi dovete fare le cose così di fretta, è ingestibile, non si fa. Mi dispiace, hai fatto un grandissimo gioco, ma il coso col gamepad no, non puoi. È schifoso. Cioè, ne ho persi un bordello. E ancora non è niente. Sto, beccateli tutti sulla schiena, schifoso. Mangia. Fratelli. Posso spaccarle anche le chele, tipo? Sbrigati, un paio di palle, sbrigati. Dov'è? Dov'è? Oh, merda. Ah, ma... Ma fuck! Fuck! Ma dai, ma se tenete premuto il tasto tipo... Ecco, non questa. Lasciami. Guarda quanti ne stanno morendo. Una strage. È impossibile, ragazzi. È impossibile. Dai, 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 dai. Ne sono morti troppi. Grandissimi. Gli avete fatto un bel po' di danni. Sì, ma davvero, quanti me ne moriranno in questa guida? Gli ho rotto l'anca, però. Yes! Ah, oh, dannazione. Un telecomando, un telefono. Quindi era questa l'origine del segnale. Ma allora dove è finito il capitano? Intanto porterò l'oggetto alla Drake e lo esaminerò. Forse sarà utile, ma... Eh sì, con cosa lo porti? No, ragazzi, è assurdo. È troppo difficile come... Come comandi. Dimmi. La sua corazza è fatta di quarzo. Grazie. Ah, io non porto niente ormai. Non posso più portare niente. Qui? Il suo corpo è morbido. Grazie. Zero. Ah, giornata inconcludente. Porca vacca, no davvero ragazzi è assurdo, i comandi sono una cosa assurda. Cioè boh. Ma cosa? Ah, ragazzi moriranno un bordello di Pikmin. Si preannuncia una guida in cui moriranno un bordello di Pikmin. E non concluderemo niente. Questo è proprio buono. Bacca solare. Io, si mischiano anche tra di loro. Ok. Questo dovrebbe essere il mio premio per tutti gli sforzi di oggi. Ah, praticamente si scolano una tazza ogni giorno. Quindi noi dovremmo trovare almeno un frutto ogni giorno. Che sollievo, con questo cibo siamo a posto per un po'. Ah, lo spero. 39-27. Ce ne abbiamo persi 30. Motherfucker.
Se dovevo fare le tombe anche qua, l'avevo già riempita. Al terzo giorno. Grazie all'aiuto dei pigmi rocciuti siamo riusciti a sconfiggere quel colosso. Con gran stupore abbiamo scoperto che aveva inghiottito un misterioso dispositivo di comunicazione, che sia un manufatto di questo pianeta. Sembra il prodotto di una civiltà avanzata. Da ingegnere in erba quale sono, voglio assolutamente portarlo alla Drake per analizzarlo. Alf. Assurdo. Salvataggio in corso. Bene ragazzi, allora vi saluto qua. Ci vediamo al prossimo video di Let's Play Pikmin 3 per Wii U. Qui dall'Anulf è tutto. Ciao a tutti. Ah, però aspettate, fermi, che c'è l'aggancio. C'è l'aggancio al pic... I Pikmin roccia! I Pikmin roccioso! Yo!